San Vincenzo de Paoli, uomo di Dio, venerabile Lodovico Coccapani, presidente dell'Opera San Vincenzo. Dio fino all'eternità aveva i suoi pensieri, i suoi disegni, su voi e per voi. San Vincenzo, uomo di profonda serenità, rimani con noi quando cerchiamo di camminare in modo delicato nei passi di Gesù. Benedici noi quando affrontiamo i servizi che ci sono affidati durante il giorno della pace che viene dal cuore amorevole di Dio. Lo spirito della vostra compagnia consiste in tre cose: amare il nostro Signore e servirlo in spirito di umiltà e di semplicità. San Vincenzo, uomo di grande umiltà, rimani con noi quando entriamo più profondamente nella semplice verità che Gesù è la fonte creativa che dà energia al nostro sacrificio. Benedici noi quando cerchiamo di vivere il fatto che solo in Gesù il nostro servizio porta frutto. Il popolo scorgendo quello che fate e il servizio che le nostre prime suore hanno reso ai poveri, vi ha dato questo nome. San Vincenzo, uomo di verità, rimani con noi quando cerchiamo la via della verità che Gesù ha dischiusa per noi. Benedici noi quando ci immergiamo nell'oceano della verità che si schiude davanti a noi ogni giorno, fa che cerchiamo sempre la via migliore che ci viene indicata dallo Spirito. Vivete insieme come un cuor solo, un'anima sola, così che da questa unione di spiriti possiate essere una vera immagine dell'unità di Dio. San Vincenzo, uomo di equanimità, rimani con noi quando impariamo, con profonda cura e grazia, a trovare un equilibrio nei nostri giorni. Benedici noi quando ci apriamo all'unità della Trinità e quando ci sforziamo di essere efficienti nel nostro servizio. Bisogna che viviate disposti ad andare dovunque vi sia comandato, dicendo: io non appartengo né a un luogo né a un altro, ma ad ogni luogo dove a Dio piacerà di inviarmi.
San Vincenzo, uomo di grande distacco, rimani con noi quando siamo stupiti per la profondità e la bellezza della presenza di Dio in noi. Benedici noi quando entriamo in sintonia con la chiamata di Dio, che ci invita spesso ad andare negli angoli remoti del bisogno e della privazione. Le figlie della carità non sono religiose, ma vanno e vengono come secolari. San Vincenzo, uomo di grande coraggio, rimani con noi quando osiamo andare incontro alle nuove forme di bisogno e di povertà. Benedici noi quando cerchiamo di lavorare globalmente in rete affinché sia fatta la volontà del Padre e il suo regno venga per coloro che più ne hanno bisogno. Non vi preoccupate del mai e del futuro, se vi avanza qualcosa portatelo a casa per contribuire alla formazione di nuove suore a servizio dei poveri. San Vincenzo, uomo di Dio, dotato del dono della sobrietà, rimani con noi quando realizziamo che il di più emerge solo se approfondiamo le ricchezze trovate nel cuore di Dio. Benedici noi quando ci apriamo all'abbondanza che proviene dall'inesauribile sorgente dell'amore divino di Dio. Siete destinate a rappresentare la bontà di Dio a queste povere persone. San Vincenzo, uomo della spogliazione, rimani con noi quando cerchiamo di rispecchiare la forza e la bellezza dell'amore incessante di Dio, che è il fondamento per tutti gli esseri. Benedici noi quando ci impegniamo nella giustizia agli oppressi e nella compassione di coloro che hanno bisogno di sentire eterna benevolenza di Dio. Dovete essere pronte a servire i poveri, ovunque sarete mandate. San Vincenzo, uomo fondato nelle azioni giuste, rimani con noi quando discerniamo i bisogni dei poveri. Benedici noi quando ascoltiamo senza pregiudizi o discriminazioni e riconosciamo di nuovo il volto di Gesù quando viene a noi e i nostri fratelli e sorelle sofferenti. Lodovico Coccapagni fu presidente della Conferenza di San Vincenzo de Paoli. I registri della Società di San Vincenzo de Paoli segnalano fin dal 1800.
1894 il nome di Lodovico Coccapani, che fu uno dei primi presidenti della conferenza pisana di questa associazione. San Vincenzo De Paoli, prega per noi. Preghiera per la beatificazione di Lodovico Coccapani. Signore Padre Santo, che hai voluto fare di Lodovico Coccapani un apostolo della carità, generoso fino a spendere tutta la sua vita nell'aiuto ai fratelli più bisognosi, insegnaci a seguire il suo esempio e a donare con gioia, perché solo donando che si riceve ed amando che si è amati da te, bontà infinita. Fa che il tuo servo, candidato alla gloria degli altari, continui nei nostri difficili tempi a offrire la testimonianza di una fede operosa e coraggiosa. Che la tua gloria si manifesti in lui, strumento fedele del Vangelo. Per Cristo nostro Signore. Amen.